Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Tutto ebbe inizio nel 1784, quando viene modificata una parte della fortezza di Pizzighettone per ricavarne un terribile carcere militare, sicuramente le prigioni più dure d'Italia. Le celle di isolamento erano quanto di più orrendo si potesse immaginare. Le loro dimensioni erano di 2 metri per 1,5 metri, dove lo spazio occupato dal tavolato, che fungeva da giaciglio, non era sufficiente al detenuto per muoversi. La cella inoltre prende aria e luce solo dalla piccola finestrella di circa 50 cm per lato posta sopra la porta. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul, cause I can't say no, no, I can't say no. Il prigioniero aveva a disposizione, in un angolo come bagno, il bugliolo, un recipiente per i bisogni corporali e niente più. In questo tipo di cella non esisteva nessun tipo di riscaldamento e l'umidità trasaliva dai muri per contatto con il fossato esterno. Nel XX secolo venne chiuso come carcere militare e divenne carcere giudiziario, e poi negli anni 50 e 70 divenne reclusorio minorile, ribattezzato Villa dei Geranei. Questo museo è unico del suo genere in Lombardia ed è entrato nel percorso delle visite turistiche. In descrizione troverete gli orari per la visita.